Si avvicina la giornata nazionale del sollievo, anche quest'anno una ricorrenza nata per sensibilizzare e fare conoscere le sindromi dolorose, facilitare l'accesso alle cure per le persone che ne soffrono. Così, in occasione di questa giornata, a Caltanissetta, venerdì prossimo alle 17:30 nel chiostro della Biblioteca Scarabelli, sarà presentata la storia illustrata Teo, viaggio di un marinaio. Spiega Dario Delisi, coordinatore della sezione centrale di Caltanissetta. Abbiamo scelto di raccontare cosa succede a una persona e in generale una famiglia quando si scopre la presenza di una malattia degenerativa, e per farlo abbiamo utilizzato una storia a fumetti perché riteniamo sia un linguaggio adatto a tutti. Iniziativa realizzata dalla Samo Tonlus con la collaborazione della Scuola del Fumetto di Palermo e la società Graphimated Cartoon, il patrocinio del Comune di Caltanissetta e dell'ASP di Caltanissetta. Occasione importante per ricordare cosa si intende per sollievo e quanto è stato traguardato dall'emanazione della legge 38 del 2010 sulle cure palliative e la terapia del dolore. Evento per informare e sensibilizzare, e la Samut per farlo sceglie l'arte. Il ricavato della vendita della storia illustrata finanzierà i progetti legati alle cure palliative pediatriche. La giornata nazionale del sollievo è importante per quello che è il suo obiettivo fondamentale. È stata istituita nel 2001 dal Ministero della Salute con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere la cultura del sollievo e della sofferenza per chi sta ultimando il proprio percorso di vita e non può più giovare di cure destinate alla guarigione. Si celebra ogni ultima domenica di maggio e proprio in questo periodo, in questi giorni, si stanno organizzando eventi pubblici, quindi rivolti alla cittadinanza, sia da parte di enti pubblici sanitari, ma anche enti no profit come la Samut. E possono essere eventi di stampo scientifico, quali per esempio convegni, corsi di formazione, ma anche spettacoli o eventi di stampo culturale, quale questo che stiamo organizzando noi, ossia la presentazione di una storia illustrata.